Già uno legge il titolo Cassandra e si sente male. E invece no, è una lettura interessante. Fa parte di quelle letture di fine secolo scorso alle quali sono stata indotta da amici che all'epoca erano lettori più assidui, più colti di me e che tra un regalino qua e un suggerimento là mi hanno aiutato ad ampliare i miei orizzonti. Decidere di parlarvi di questo breve romanzo, non avevo francamente mai avuto la curiosità di andarmi a vedere bene chi fosse sta benedetta Christa Wolf, scrittrice tedesca non conosciutissima in Italia, ma apprezzata da chi la conosce e comunque celeberrima in Germania. Nata nel 29 in un paese della Germania orientale che alla fine della Seconda Guerra Mondiale passa poi alla Polonia, quindi vabbè, un contesto socio-culturale un po' particolare. Studia, si sposa con uno scrittore, e uno scrittore di nome Wolf, che è il nome con cui diventa famosa. Lei era nata Ihlenfeld. Hanno famiglia, tutto abbastanza normale, no? Ora, in Italia è nota quasi più per i risvolti politici delle sue opere che per le opere stesse. Questo è curioso, però è un discorso nel quale non mi interessa entrare perché a quello che a me preme è quello che scrive. Poi ciascuna, se ha voglia, si andrà a cercare, a scoprire i significati reconditi, la vita nella ex DDR, tutte quelle cose lì che a me tendenzialmente mettono tristezza perché erano tempi e luoghi veramente grami, ma grami forte. Ci sono anche questioni controverse legate alla sua militanza politica, rapporti con la Stasi, insomma, non ci tengo granché ad approfondire, via. Li considero fatti suoi e mi limito a registrare, questo sì, che questa donna ebbe sempre una tensione molto forte verso l'utopia. Ci credeva lei nell'utopia e questo salta fuori a ogni riga che ha scritto. La rilettura che fa del personaggio di Cassandra è molto intensa. Il suo racconto guarda indietro, ai 10 anni della guerra di Troia, quando Cassandra era una fanciulla, figlia prediletta di Priamo. Sono i pensieri della principessa troiana che guarda il cielo di Micene incendiarsi in un tramonto che di ricordo in ricordo è simbolo e figura del tramonto della sua città, fino alla rovina. Cassandra sa bene che sta per morire, lì è portata da Agamennone che ha ad aspettare che l'ascia bipenne di Clitemnestra si abbatta su di lei. Ha paura, però sa che deve rimanere con tutti i sensi allerti, allerta e vigili perché lei la voce, che è stata voce al punto da diventare la profetessa di sventura per antonomasia, no? Anche se questo in realtà non fu mai davvero lei. Insomma, lei è la voce, la veggente e deve essere testimone adesso in questo momento drammatico. Ricorda un'infanzia leggera, felice, felice tutto sommato, apparentemente dorata, nella quale in realtà però era già stata schiava al servizio di un mondo nel quale le si chiedeva di parlare del destino quando lei invece non avrebbe avuto altra aspirazione che parlare per sé, con la propria voce e basta. Essere sacerdotessa, questo sì, questo glielo concedono. Ed è l'unico ruolo nel quale la lasciano parlare, lei che invece avrebbe tanto voluto sedere in consiglio con suo padre. E si chiede, mentre attende la morte adesso, per quale motivo abbia chiesto quella qualità pazzesca, la veggenza, una grazia agognata in principio, ma che in realtà si rivela essere la sua maledizione. Per tutta la vita Cassandra è costantemente usata, alla fine la considerano una traditrice, pur di non ammettere che aveva ragione, che la sua era l'unica voce che diceva la verità. Come si ricorderà, lei aveva il dono della profezia, ma per non aver giaciuto con Apollo, nessuno le avrebbe mai creduto. E a un certo punto dice proprio: non era possibile fondare la guerra e la nostra vita su una menzogna dettata dal caso. Insomma, capisce che Elena, il famoso alibi per scatenare la guerra di Troia, Elena era una faccenda un po' inventata, tutta una storia inventata per difendere ciò che non esisteva più. E tanto più il mondo del passato si allontanava, tanto più era necessario rinvigorire quella menzogna, darle nuova forza per continuare la guerra. Perché c'era in gioco il dominio dell'Ellesponto, mica robetta, insomma, altro che Elena. Cassandra è l'unica a vedere la realtà in una corte e in una vita di palazzo che si fondano sulla menzogna e sull'inganno. Gli indovini dicono che Troia non sarà espugnata né distrutta, ma non è vero, Cassandra lo sa benissimo. Ma il popolo serve così, bue ignorante, cieco e fiducioso, anche se la realtà è diversa e Cassandra la conosce. Perché Cassandra non legge il futuro nelle vittime dei sacrifici, lei guarda dritto in faccia al mondo, legge i segni dei tempi e sa che cosa accadrà. Il suo combattimento interiore è tra la fedeltà alla stirpe regale alla quale appartiene, che le chiede di asseverare la menzogna, e la necessità invece di dire la verità, la dolorosissima verità.
La cadenza della prosa di questa storia fa molto tragedia greca, però c'è dentro un respiro novecentesco attraverso il quale la Wolf usa la storia e la mitologia greca per parlare anche dell'oggi, un oggi che per noi chiaramente è parecchio ieri, ovvio. Poi ci sono anche altre cose più personali, più intime, come l'amore corrisposto per Enea, che in teoria dovrebbe procedere alla deflorazione rituale di Cassandra, ma poi non lo fa, non riesce a farlo perché la ama, le vuole sinceramente bene. I due si vogliono bene, non si amano mai fisicamente, anzi lei lo lascia partire per andare a fare l'eroe e non lo segue. Ecco anche lì, non lo segue perché non vuole vederlo diventare un eroe, perché sarebbe una menzogna anche quella. Una letturina non proprio leggera, ma bella, bella, interessante. Alla prossima storia.